mio socio di scantare i ringraziamenti che ha fatto il dottor Caremani, perché è stata veramente una serata interessante, anche se l'epilogo e il prologo, diciamo, c'è più di una lunga collaborazione, tante discussioni avute in delle formate informali con il vostro gruppo, e il prologo per quello che inizierà ora con il CEL. Ecco, prima che io mi presento, sono un medico legale di questa UCL. Prima però che come medico legale sono tutto per diverso, e volevo sottolineare proprio sotto il profilo strettamente bioetico, proprio con dottrinario, l'importanza di quanto è stato asserito e che si nasconde sotto diverse ottiche, ma penso che qui possa essere da tutto condivisibile. E beh, possiamo dirvi, chiarire finalmente, che alle soglie della fine del secolo e del millennio sono morti i principi di medicina ippocratica e potestativa. Io penso che questo è un punto fondamentale. Sono morti per poco, è un decesso lungo, perché purtroppo questo cadavere è mantenuto dai vari codici deontologici che non hanno il coraggio di dirlo chiaramente, perché voi vedete che negli ultimi 5 anni sono stati fatti 2 codici deontologici. Il primo è andato bene per 60 anni, cosa significa? Significa che questi codici sono codici di adattamento alla realtà. Sono molto invidioso di quello che ha detto il dottor Caremani, perché per quanto riguarda l'aspetto clinico, i principi seguono le scoperte scientifiche. Per quanto riguarda invece i principi etici, che mi interessano da un lato, questi sì, seguono anche questi, la conoscenza scientifica, il progresso sociale, che si adattano in qualche modo, se più diversamente, delle scoperte scientifiche. Ma soprattutto mi vuole come medico legale invece di dovermi sempre riconfrontare al passato, perché io purtroppo molte cose che sono state dette, pur esprimendo la massima simpatia e l'adesione personale, poi dal punto di vista medico legale ho delle perplessità. Ho delle perplessità perché, ecco, devo partire da questa foto. Qui vediamo un aspetto di via, intanto vediamo due persone in relax, in perfetta buona salute, che non offrono nessun problema di conflitto, la lesione, e non suscitano nessuna problematica. Per mantenere però questa situazione, voi sapete meglio di chiunque altro quanto si è dovuto soffrire di riproduzione e di letteratura medico-legale è stata effettuata a livello internazionale, meno a livello nazionale. Perché? Perché già è stato accennato in un regime giuridico anglosassone, dove in fondo la giurisprudenza la fa il giudice di volta in volta, senza un riferimento codicistico preciso, obbligatorio, vincolante, come invece è da noi, è possibile anche arrivare a soluzione di quella che c'è stata prospettata della madre che ha il diritto. Da noi parte immediatamente da questo aspetto, a questo aspetto, ed è la propria cosa più brutta, eccetera. C'è subito di una persona in toga, rigida, e interroga ma vale 3/4, non prende una. Questa è la soluzione italiana. Io per il colloquio, il rapporto lavorativo a cui ho con i magistrati, vi posso assicurare che i magistrati sono molto attenti al progetto, sono molto attenti ma altrettanto vincolati da norme precise che hanno una valenza imperativa assoluta. E mi spiego. L'articolo 32 della Costituzione garantisce un diritto. L'articolo 50 del Codice Penale parla di discriminante nel consenso della mente di vita. Prendiamoci qua, voglio fare un esempio banale. Pensiamo al diritto di potestà sulla propria abitazione. Io voglio che la dottoressa Vannocchi entra in casa mia e non voglio che la dottoressa a lei do il consenso, lei entra con il mio consenso, non compie nessun
ministro l'azione delittuosa, la dottoressa Fiore, la mia collega, entra, senta, mia collega, compie la violazione domicilio. Qui è chiaro che lei è criminata da questa cosa dal mio consenso, perché io ho il diritto di stabilire chi deve entrare in casa mia e chi deve stare fuori. Così stanno le cose, come stanno oggi, e quindi non chiediamolo solo al Comitato Nazionale di Bioetica, non chiediamolo al Comitato Regionale, chiediamolo ai medici, perché è importante che lo capiscano, che fa, chiediamolo anche ai magistrati, ma non chiediamolo ai magistrati, che lo possiamo chiedere che sensibilizzare, ma non sono loro che possono decidere, né possono dare indirizzi. È difficile che il magistrato, soprattutto il procuratore, di indirizzo, che compito del procuratore è quello di reprimere i reati, anche laddove di ravvisi, avendo egli stesso indicato una linea di condotta, e va a dire che se il procuratore della Repubblica ci dà una linea di condotta, ciò non significa che se il giudice dell'indagine preliminare o il giudicante in senso di giudizio ravvisano di essere reati, si venga condannato. Quindi il magistrato va coinvolto come il medico in quanto operatore sanitario, il medico di diritto, il magistrato, ma non certo per avere una sorta di patente o una linea guida, come oggi va molto di moda dire, tutta questa si può dire una guerra, finché questo magistrato può darsi che dico no, non è questo per però che vi interessi o che interessi noi medici. Cosa può interessare ai medici? Capire i diversi livelli di applicazione dell'operato. E poi un altro problema che scotta in bioetica, molto meno sentito da noi che in altri paesi, è il problema della teleografia. Da noi il medico che causa la morte volontariamente, con il consenso del paziente, viene immediatamente condannato a un disastro, come minimo, per omicidio col consenso della persona. Il consenso è valido. Ma dov'è il problema? Se io sono il consenso, compie un atto criminale, dovrei essere discriminato. Il problema sta nel fatto che questa parola è il consenso dell'avente diritto. E vi riporto all'esempio della casa. Io ho diritto, ho il cosiddetto in e si vende, perché sono il donus di casa mia. Per il nostro sistema giuridico io non ho il dominio della mia salute e della mia vita, non sono il dominus della mia vita, né tantomeno dei miei figli. Questo è un concetto di diritto romano, il padre e famiglia, nel diritto romano aveva la manus, la potestà, poteva scegliere la vita e la morte dei figli. Da Giustiniano a oggi non esiste più questo diritto. Quindi il consenso del genitore sui figli vale giuridicamente finché è un consenso dell'avente diritto, finché devo scegliere la scuola, devo scegliere la cura, questa cura anziché quella. Ma quando si tratta di situazioni di emergenza, e qui però vi voglio tranquillizzare, non in tutte le situazioni di emergenza, ma laddove esiste un pericolo di vita, attenzione che le tranquillizzo, perché non tutti i pericoli di vita come credono i nostri colleghi clinici, ma il pericolo di vita, quello che significa che non esiste, come dice il codice penale, l'articolo 54, non esiste altro modo di evitare la lesione del bene tutelato, in questo caso della vita, quindi la morte, cioè ci deve essere uno stato di shock neurologico, cardiologico, blocco respiratorio, blocco renale acuto, un qualcosa che lasci prevedere come inevitabile il decesso senza l'intervento immediato e non altrimenti differibile, dice il codice, di quell'altro medico di quell'intervento. Ecco, vorrei che riflettesse su questo problema. Nessun magistrato potrà ritenere valido il consenso di vita, perché nessuno ha il diritto di vita, nemmeno su se stesso. Questo è un campo penale. In campo civile, l'articolo 5, non ci ribadisce altro. Io non posso vendere la mia mano o il mio bene a nessuno. È stata fatta una legge di donazione in eccezione a in deroga a questo principio. Articolo 5 del codice civile ci dice, in buona sostanza, che non abbiamo la disponibilità e viene dagli atti di disponibilità del proprio corpo. Io non mi posso far tagliare un dito da nessuno, col mio consenso. Se non mi posso far tagliare un dito, non posso nemmeno non farmi salvare, o farmi salvare secondo certe tratte, o non fare salvare mio figlio. Quindi,
è vero che la conoscenza dei problemi aiuta a portare la soluzione, è vero che i medici, dove posso, mi rivolgo ai medici ora, che tranquillità posso dare io come medico legale? Posso dare la tranquillità di dire attenzione che anche il medico che provoca da, dico ad altre per non dire dolosamente, ma è la stessa cosa, la morte del proprio paziente per motivi umanitari, con il consenso dei parenti, del paziente stesso, consenso firmato, valido, per tutta la parte del paziente, è considerato un delinquente. Dal punto di vista della legge italiana come stanno ora le cose, dal punto di vista etico e dei principi di bioetica che si vanno a affermare, è considerato uno dei migliori medici perché è colui che ha rispettato fino in fondo, fino anche oltre la legge, il principio di autonomia e di autodeterminazione del proprio paziente e ha stabilito che il proprio rapporto del paziente non può essere limitato nemmeno dal magistrato e nemmeno dalla legge. Quindi la più profonda ammirazione per chi ci crede, per quei colleghi che in Olanda e in America in ossequio a questi principi rischiano processi e subiscono processi in considerazione. Io personalmente non lo considero delinquente. Certo, dico che se venissero a fare in Italia si sconterebbero immediatamente 11 anni di galera. E questo purtroppo. Quindi ecco, il medico deve essere consapevole che può compiere, che non significa che compiere un reato, significa compiere un atto eticamente vantaggioso o discutibile. Che non sempre etica e diritto vanno da parte. Se abbiamo visto, come abbiamo visto, che il rispetto di principi sacrosanti, addirittura costituzionalmente garantiti, più volte affermati, poi in certi momenti vengono immediatamente denegati, perché, non si sa, perché la mia, ora dico un'opinione che è la mia personale, perché purtroppo questo problema nasce da tutti, perché la medicina è considerata dalla nostra dottrina penalistica come un atto delinquenziale scriminante. Non c'è un articolo che fonda la liceità dell'atto medico. L'atto medico è il chirurgo, cosa fa? Che differenza c'è tra il chirurgo e l'assassino che prende un coltello e taglia la donna? Dal punto di vista penale, nessuna differenza. Il chirurgo è criminale dal consenso della mente di diritto e, se vogliamo, dalla consuetudine. Sono due cause di non punibilità del chirurgo. Non c'è un articolo. Non c'è una legge che dice l'atto medico è lecito, è diverso dall'atto criminale. No, integra il reato, ma non viene punito, non viene perseguito. Quindi siamo a questo livello. Io non so se sono riuscito a entrare. Noi siamo a un livello in cui abbiamo una medicina che di per sé è considerata, non è considerata come attività lecita, ma che trova problemi che deve risolvere. Ora, per esempio, prima una volta si estendeva il concetto di stato di necessità, che nessuno andava a vedere poi se il pericolo era attuale. Ora invece fa di moda giustamente il consenso. Attenzione, io per il consenso ho un grande rispetto quando significa consenso assoluto, capacità di autodeterminazione, quando significa prestabilire veramente quelle che sono i propri desiderati e affidarsi al professionista con un contratto. Così come ci affidiamo all'ingegnere e all'avvocato. Però, per togliere l'aspetto divinistico intorno alla professione. La professione, noi siamo dei prestatori d'opera intellettuali, al pari dell'ingegnere, al pari dell'avvocato. Ci dobbiamo presentare con i nostri limiti e le nostre capacità di fronte al cliente e avere un rapporto medico-paziente leale. Ciò non significa che, a differenza però degli ingegneri e dei medici, noi abbiamo addosso delle responsabilità legali che ci possono anche ripugnare, ma che non possiamo ripugnare. Questo è un po' la problematica. Ciononostante, ritorno a dire che noi siamo un comitato etico e valuteremo come comitato etico tutte le proposte e le scalette che io avevo già avuto modo di discutere. Probabilmente
ci risentiremo anche, come diceva il dottor Caremani, con voi, con i rappresentanti, con i vostri membri, sensibilizzeremo i magistrati in un incontro, chiariremo quali sono, perché per esempio il collega ha fatto un esempio molto importante, quella della donna partoriente, se ben ricordo, che poi ha avuto un calo dell'emoglobina e, se ho ben capito, era vigile. Bene, in questo caso non c'era nessun problema. L'unico problema che ha avuto è che i medici hanno telefonato al magistrato. Questa è stata l'unica cosa sbagliata in quale c'era. Perché dovevano chiamare un medico legale. Un medico legale avrebbe detto, rispettate assolutamente, se non fate altro. Il magistrato non dice niente, perché? Perché intanto ragiona a cose fatte. Terzo, chiama un consulente, un perito. Quindi, non capisco perché il magistrato quando ha un problema medico legale chiama il medico legale e i medici quando hanno un problema medico legale chiamano il magistrato che è autorizzato a non sapere niente di medicina legale, tant'è che il codice di procedura, sia civile che penale, lo obbligano a non chiamare un perito, altrimenti i periti non dovrebbero esistere. Purtroppo che è successo? Cioè questo, che chiamano il magistrato, giustamente quel magistrato gli ha detto fate voi, interessate, fate voi, per sbagliare quindi. Non è che il magistrato può dare degli indirizzi oppure a capacità liberatoria. Il magistrato ha l'obbligo di eseguire i reati una volta che il reato è sostanziale, giuridicamente dice posto in essere. Non lo dice prima. Prima sarà il direttore generale, non è così. Perché voi lo fate, io non ricordo poi che non so bene, ma dicevo, non ho l'obbligo di prevenire, è la strada che comunque si potrebbe andare avanti a inoltranza. Io vi saluto e vi prometto che andremo veramente avanti in questo senso e ci rivedremo per il risultato.